Buongiorno, benvenuti. Siamo in diretta nuovamente. Abbiamo inquadrato il Comune di Borgetto per far capire che ci troviamo proprio, eh, ci troviamo proprio a Borgetto. Allora, come avete avuto modo di leggere, eh, c'è eh, in atto una situazione politica a quanto, eh, a quanto movimentata. Eh, con eh, Attualmente un, un sindaco che si è dimesso, ha presentato le dimissioni e un consiglio comunale che ha presentato una mozione di sfiducia. Siamo fermi lì. L'altro giorno abbiamo sentito il dottor Luigi Garofalo, che è il sindaco di Borgetto, il quale, eh, per eh, cercare di trovare una soluzione, ha preparato una bozza, un, un documento di 8 punti, eh, un programma di 8 punti. Eh, diciamo per riuscire a risolvere tanti problemi che parlano di eh, l'impianto idrico, la gestione del, dell'impianto idrico, che parlano del personale in carica assunto al comune, eh, parla anche dei precari, insomma tanti punti eh, programmati, programmati proprio per cercare di trovare un, un punto di accordo con i consiglieri. Oggi è le forze politiche, naturalmente. Oggi è prevista una riunione di cui eh, sapevamo, ma prima di questa riunione volevamo sentire anche il parere eh, di una forza politica, questa, in questo caso del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle con Anna Maria Caruso e Lorena Cutrona. Allora, Anna Maria Caruso, buongiorno. Eh, le proposte non sembrano eh, male, eh, ma, ma, brutte proposte, però bisogna capire cosa ne pensate voi. Sì. Allora prima di questo vorrei, se lei mi consente, puntualizzare una cosa. Eh, ci sono state delle accuse diffamatorie nei nostri confronti, la quale dice che si è tenuta una riunione all'interno di una pizzeria che io smentisco categoricamente e eh, che non è mai avvenuta. Quindi non, non facciamo false allusioni perché queste cose non esistono. Noi dall'inizio delle nostre elezioni e tutto abbiamo preso le distanze da qualunque altri gruppi politici, da chiunque altre persone diversamente dalla politica, quindi tengo a puntualizzare precisamente questa cosa. Per quanto riguarda il punto del, gli otto punti che ha presentato il dottore Garofalo, ovviamente noi valuteremo. Oggi ci sarà un incontro proprio con il sindaco e poi trarremo le nostre conclusioni. Ovviamente i punti sono fondamentali, non, non lo nascondo, però si potevano anche risolvere prima, volendo no. Quindi vedremo come andrà a finire, quindi per ora non mi voglio allargare troppo, dopo la discussione traeremo le nostre conclusioni, tutti nel Movimento 5 Stelle, e daremo una risposta al Sindaco se la cosa è fattibile o meno. Certo, è chiaro che vanno valutati, valutate le proposte, sono dei punti che... Eh... Così a leggerle velocemente, sembra eh, condivisibile un, un po' da tutti, poi non sta a me eh, chiaramente valutarle o meno, dovrete essere voi, come forze politiche, eh, nel, nel dare la vostra opinione, ma soprattutto eh, nel proporre modifiche o aggiungere altri punti, dottore Garofalo. Durante l'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa ci è sembrato disponibilissimo un po' a rivedere qualsiasi punto programmato e, e soprattutto anche eh, diciamo così ha fatto un po' di mea colpa per quanto riguarda il suo carattere, il rapporto caratteriale che sembra sia stato alla base di un po' di tante incomprensioni, quindi tutto si può limare, tutto si può aggiustare e sicuramente per il bene dei cittadini sia dal lato del, del sindaco sia dal, dal lato vostro come forze politiche bisogna tentarle tutte e fare di tutto per evitare che appunto si arrivi a un commissariamento che mh, chiaramente non fa, eh, non fa piacere a nessuno, non è, non fa, eh, sicuramente non è il bene di, della comunità del comune della cittadinanza, ma eh, diciamo oh, oltre a questi problemini caratteriali ci sono altri motivi che eh, hanno scatenato la, la crisi, che ne so, qualcosa che magari eh, qualche forza politica ha chiesto, un assessorato, un qualche cosa, oppure, oppure sono semplicemente queste cose, perché per queste cose semplici mi pare esagerato scatenare una crisi. Per quanto riguarda il nostro gruppo politico non, ha, non abbiamo mai chiesto poltrone e mai ne chiederemo e mai ne vorremo lo tengo a precisare. La nostra mozione nasce semplicemente dallo stallo che c'è stato in questa amministrazione e si vede già che il Paese ha del grado totale, strade, acqua, eh, di tutto e di più, chi più ne ha ne più ne metta. Poi se ci sono delle diatribe all'interno della maggioranza che hanno avuto loro, non sono di nostra competenza valutarle o meno. Noi siamo un gruppo di opposizione, e il nostro ruolo è quello di osservare il, come va l'amministrazione ed è una cosa democratica quella anche di presentare una mozione di sfiducia se non riteniamo che il sindaco abbia fatto il lavoro per come di giusto certo allora Lorena, Lorena Cutrona anche lei è rappresentante consigliere del Consiglio Comunale rappresentante del Movimento 5 Stelle e ti diamo la possibilità naturalmente di esprimere un tuo parere su queste otto proposte, eh, otto punti, è un'unica proposta messa sul piatto, eh, adesso starà a voi ma anche alle altre forze politiche valutarle in una riunione come diceva Anna Maria Caruso e di poterle discutere, valutare e anche eventualmente modificare. Sì, io mi soffermerei proprio su, su questi otto punti. Come diceva la mia collega Anna Maria, il nostro capogruppo, eh, diciamo che le proposte potrebbero anche essere interessanti, però come ben diceva, eh, avrebbero, potuti, avrebbero potuto risolverle in questi tre anni. No? Quindi ci, ci chiediamo appunto come possano in due anni risolvere quello che avrebbero potuto fare in tre anni. Io ci terrei solamente a precisare uno dei punti in particolare, che è il primo punto di questo programma, eh, che parla della cessione del le reti idriche al, ad un ente privato, all'AMAP. Eh, io direi che eh, sia inutile far impaurire la gente eh, dicendo che se il sindaco dovesse andare a casa le reti passerebbero, il servizio passerebbe eh, ad, un ente, ad un ente privato, eh, quando in realtà se, se questo su, dovesse succedere è solo ed esclusivamente per colpa di una malagestione da parte dell'amministrazione. Quindi io direi di eh, iniziare a risolvere quelli che sono i problemi del paese, quindi non possiamo dare la colpa ad un sindaco che se ne va. La colpa della, del, del servizio che potrebbe andare in mano ad un ente privato è proprio perché eh, vi è una mala gestione del servizio. E' solo questo, quindi ci tenevo a precisare questo eh, ed evitare di impaurire la gente inutilmente. Vabbè, è chiaro che nel momento in cui viene a mancare il supporto di un sindaco eh, i problemi no, non saranno solo relativi a, a, alla gestione idrica, ma tanti altri problemi. Perché arriva un commissario, un commissario eh, dovrà prima rivedere tutte le carte, eccetera, eccetera. Poi eh, un commissario non metterà mai il cuore eh, rispetto a un sindaco di Borgetto che sicuramente deve cercare in tutti i modi di portare avanti l'amministrazione. Questo eh, lo sappiamo tutti, che la mancanza del sindaco creerà sicuramente tanti tanti problemi. Bene, andiamo a chiudere, abbiamo quindi aspettiamo notizie di questa riunione e torneremo naturalmente a parlarne sia con voi sia con le altre forze politiche e, e anche naturalmente col sindaco. Certamente oggi valuteremo, parleremo con il sindaco e poi trarremo le nostre conclusioni. Grazie. Grazie a Anna Maria Caruso. A, a Lorena Cutrona e alla nostra amica che si è aggiunta a uh, come rappresentante e come consigliere comunale del uh, comune di Borgetto e io vi saluto e vi auguro una buona giornata, alle prossime, ne sentiremo ancora delle belle.